Ciao a tutti, la composizione di oggi è una borsetta floreale. Vi vado ad elencare un po' le cose che useremo. Useremo delle rose verdi, useremo delle foglie, useremo delle piantine grasse di Echeveria e useremo del muschio stabilizzato. Allora, per questioni di tempo, io ho già proceduto con l'allestimento di quella che è la base, che poi sarà la nostra borsetta. Ho preso due spugne, la prima l'ho introdotta in questa vaschetta, di questa dimensione qui, e la seconda, la prima non bagnata, e la seconda invece viene bagnata. La prima non bagnata perché dovrò inserire del muschio o lichene stabilizzato. Tutti i prodotti stabilizzati prendono nome appunto da un procedimento che stabilizza proprio il prodotto. Nei prodotti stabilizzati possiamo trovare le rose, le ortensie, qualsiasi tipo di fogliame e anche alberi interi. I prodotti stabilizzati hanno una durata molto più lunga ovviamente del prodotto reciso. Per intenderci, non so, un lichene così ha anche una durata decennale se ben tenuto. Quindi vado a introdurre con delle forcine che ho preparato prima e vado a crearmi una base, togliendo queste piccole imperfezioni che troveremo all'interno dei licheni, una base abbastanza compatta per creare tutta la base sotto della mia borsetta. Procedo così a ciuffetti, prendendo sempre e ripulendo ovviamente da questi pezzettini qua neri che ci stanno bene, introduco così tutta questa parte. Quest'altra parte invece la lasceremo apposita per i fiori freschi. Andiamo a inserire l'ultimo pezzettino, il lichene. Ok, ora siamo pronti per cominciare con i fiori. Il primo fiore che prendo è una rosa. Una rosa verde, naturalmente verde, non tinta. Tolgo i petali che non mi piacciono. Tagliamo sempre di sbieco. Andiamo a introdurla la parte centrale così. E alterno le rose a delle piantine grasse che avrete sicuramente anche voi a casa, perché queste sono piantine che crescono un po' dappertutto, facili da tenere. E abbiamo anche fatto una puntata, bene, così, un'altra rosa. Queste sono rose molto grandi, carino potrebbe essere anche sviluppare questo lavoro con delle roselline piccole, ramificate. E oggi ho scelto queste. Mi piace l'idea di fare tutto un lavoro verde su verde e di sfruttare tutte le tonalità. Facciamo solamente attenzione a non usare mai la parte centrale, perché poi andremo a inserire il manichetto della borsa. Quindi continuo fino a che mi creo tutto il disegno della mia borsettina. Ovviamente destra, sinistra e tutte le parti lavorate. Delle foglie in questo modo, creando una sorta di tessuto. A me servirà per fare la fatta di chiusura della mia borsa, quindi la vado a introdurre da una parte all'altra, spostando leggermente la rosa e facendola scendere dal davanti, così, e la blocco con una spilla dietro, in questo modo. L'ultimo tocco finale viene dato dal manichetto, semplicemente così.
Bene, la nostra shopping è finita. Io vi saluto. Ciao, alla prossima puntata.